era sottratto all'ubriaco spostandosi rapidamente di lato nel preciso istante in cui questi allungava la mano per ghermirlo. Sentì nelle orecchie le minacce e gli insulti che gli venivano indirizzati finché non ebbe svoltato per una via traversa, ma non aveva l'animo tranquillo. Quanti incontri del genere avrebbe potuto fare nel corso del suo primo approccio con la città? Anche se si proponeva ad essere più guardingo, c'era sempre il pericolo che qualcuno, arrivandogli da dietro, gli appioppasse una pacca sulla schiena, magari soltanto per mostrarsi spiritoso con chi invece, nel vederlo, non dava segni di particolare curiosità. E allora, addio Gudù! Decise, quindi, d'affrettare il passo e di tornarsene alla biblioteca, dove certamente sarebbe stato più al sicuro. Un cane, però, l'affiancò, ed egli preferì subito fermarsi. Era meglio non destare impressioni sbagliate sull'animale. I cani, di solito, rincorrono le persone che si muovono in fretta. E se poi mi morde, pensava. Il mio piccino non fa più la pipì a letto, sai? Oh beh, se è per questo neppure mio. Sta per andare soldato. Mi prendi sempre in giro. Dimmi piuttosto anche tu dell'ultimo, quello che dovrebbe aver chiuso la serie. Forse la pipì non la fa nessun posto, non sto a controllarlo. Per forza, ne hai troppi. Ne vorrei ancora uno. Poi stop, lo giuro. Ai miei due. Oh, ma lo vedi anche tu? Cosa? Guarda, di fronte a noi, sul vialetto centrale. Ecco, ora è ben in luce, lo vedi? Quella specie di manifesto in movimento. Ottima idea per lanciare un prodotto. È fenomenale, incredibile, almeno per me. Perché sei abituata a sentir gracchiare la pubblicità dalle auto. La si può anche fare a piedi. Quella ne era una dimostrazione lampante. Come gli uomini sandwich di buona memoria. Qui non c'è nemmeno bisogno dell'uomo. Il cartellone cammina da solo. Oh mamma mia, cosa succede? Si stanno agitando tutti e lui si è messo a correre.